Il mercato dell'auto è sempre più dominato da SUV compatti e crossover, ma non è facile trovare proposte valide a meno di 20.000 euro. Noi ci siamo riusciti e vi presentiamo i migliori in questa top 5. Apriamo la top 5 con la Suzuki S-Cross. Il SUV giapponese è offerto in allestimento di partenza Easy al prezzo di 18.990 euro, su cui troviamo di serie climatizzatore e specchietti retrovisori elettrici. Il motore è il 1000 benzina booster jet, un 3 cilindri turbo da 112 cavalli, scaricati sulle ruote anteriori, abbinato a un cambio manuale 5 marce. Con i suoi 4 metri e 30 cm di lunghezza e ben 430 litri di capienza bagagliaio, il SUV giapponese si posiziona tra i primi per quanto riguarda lo spazio disponibile. Nonostante le dimensioni, però, il piccolo motore sovralimentato risulta sufficientemente brillante e allo stesso tempo parco nei consumi. Questo è possibile anche grazie al peso di soli 1165 kg in ordine di marcia. Con un litro di benzina, infatti, si percorrono fino a 20 km. L'assetto morbido, inoltre, massimizza il comfort di tutti e 5 i passeggeri a bordo. Quarta posizione per la nuova Nissan Juke, che condivide con tutti gli allestimenti il motore 1000 3 cilindri turbo benzina da 117 cavalli. La versione base Visia ha un prezzo di partenza di 19.620 euro ed offre di serie numerose dotazioni, tra cui fari full LED sia anteriori che posteriori e sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. Peccato per i cerchi da 16 pollici non in lega, che stonano un po' con il design moderno e sportiveggiante del B-SUV giapponese. Design che si rivela uno dei suoi punti di forza, insieme all'ottima qualità dei materiali utilizzati e un motore brioso ma poco assetato, con un consumo medio di circa 5 litri per 100 km, quasi 20 km al litro. Completano il tutto un assetto ben bilanciato e una migliore dinamica di guida rispetto alla precedente generazione. Discreta anche l'abitabilità posteriore, ma solo per due passeggeri a causa del posto centrale molto sacrificato. Ottimo invece il bagagliaio, da ben 422 litri, tra i più spaziosi della categoria. Il terzo gradino del podio è occupato dalla Kia Stonic. Tutti gli allestimenti disponibili hanno un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro. I consigliati sono l'Urban, con motore 1.4 benzina da 100 cavalli, che si può richiedere anche in versione Eco GPL da 97 cavalli, e lo Style, abbinato al 1.000 3 cilindri turbo benzina da 120 cavalli. Esteticamente ha linee grintose e giovanili, anche negli interni, ed è la più compatta tra le 5 in classifica, con una lunghezza di 4 metri e 14 cm che la rendono perfetta per un contesto urbano, garantendo comunque buona abitabilità, ma penalizzando la capacità di carico. Il bagagliaio, infatti, risulta il meno capiente con i suoi 352 litri. Su strada, il SUV compatto sudcoreano si dimostra piacevole nella guida, complici il buon cambio manuale a 6 marce e un assetto azzeccato, il giusto mix tra comfort e sportività. Peccato solo per gli ADAS di ultima generazione non di serie. Per avere cruise control, frenata d'emergenza e mantenimento attivo di corsia, infatti, è necessario acquistare il pacchetto Advanced Driving Assistant, che costa 1000 euro. Al secondo posto c'è la francese Renault Captur. In allestimento Life ha un prezzo di partenza di 17.700 euro, scegliendo il motore 1000 benzina da 100 cavalli, e di 18.500 euro per la versione GPL. Con poco meno di 20.000 euro, 19.850 per l'esattezza, possiamo optare per l'allestimento Zen, che aggiunge cerchi in lega da 17 pollici e la ricarica wireless per smartphone. I punti di forza del rinnovato B-SUV transalpino sono un'estetica accattivante con una dotazione di serie di tutto rispetto, come ad esempio i fari full LED sia anteriori che posteriori, l'ottima qualità costruttiva e i bassi consumi. Con un litro di benzina si possono percorrere infatti fino a 19,5 km. Anche l'abitabilità è molto buona, con ampio spazio per i passeggeri posteriori che possono guadagnare ben 16 cm per le gambe facendo scorrere il divanetto e un bagagliaio con capienza base di 406 litri. Il migliore SUV sotto i 20.000 euro è Dacia Duster, un'auto intelligente e versatile con eccezionale rapporto qualità-prezzo. L'allestimento base Access parte da soli 12.400 euro, ma non ci sentiamo di consigliarlo a causa delle dotazioni troppo scarne. Manca addirittura il sistema di infotainment. Molto meglio la Comfort, che va dai 15.500 euro scegliendo motore 1000 GPL con cambio 5 marce e trazione anteriore, fino ai 19.500 euro per il motore diesel 1500 da 115 cavalli, il quale presenta una caratteristica che non troviamo nei B-SUV di pari prezzo. Stiamo parlando della trazione integrale,
che permette alla Duster di muoversi con facilità su tutti i tipi di terreno. Esteticamente il SUV romeno è essenziale, privo di azzardi stilistici, ma più accattivante rispetto alla precedente generazione, anche per quanto riguarda le finiture degli interni, che rimangono comunque abbastanza spartani. Migliorata anche alla guida, con uno sterzo preciso e qualche piccolo accorgimento che ne migliora la dinamica. La Duster primeggia anche per dimensioni ed abitabilità. Con i suoi 4 metri e 34 cm c'è spazio in abbondanza per i 5 passeggeri e il bagagliaio risulta il più spazioso, con ben 445 litri di capienza. E voi quale comprereste? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate di iscrivervi ai nostri canali social e di seguirci sul sito www.motorionline.com. Noi ci vediamo alla prossima Top 5! I wanna know, wanna see it. Can I feel you kryptonite? Can't get this off my mind.